Allora ragazzi, buongiorno e bentornati sul mio canale. Come vedete sto facendo uno zaino perché sto partendo per andare a Berlino. Allora ragazzi, sto andando all'aeroporto di Falconara a prendere l'aereo che mi porterà a Berlino. Farò uno scalo a Monaco di Baviera e credo che nel tardo pomeriggio sarò a Berlino. Ci vediamo più tardi. Ciao ragazzi, a dopo. Top, si parte da Ancona a Falconara direzione Monaco di Baviera. Buongiorno ragazzi, finalmente ho un giorno libero e quindi andremo a visitare un po' la città, i suoi vari monumenti principali che vanno dalla porta di Brandeburgo alla piazza Alexander. Sono su una delle vie principali di Berlino. Oggi il tempo, come potete ben vedere, non è bello per niente, anzi tutto il contrario. Siamo sulla via Kurfürstendamm, là in fondo c'è il nostro albergo, là. Qua ci sono io, vi accompagna per la città di Berlino, per le vie di Berlino, per le strade di Berlino. Allora ragazzi, questa è l'Alexanderplatz, una nota piazza di Berlino, dove ci sono tutti i negozi, centri commerciali e quant'altro. Messenmuseum. E qui abbiamo un'antenna di televisione, si può anche visitare. Alta, oh, ragazzi, altissimo. Mamma mia, incredibile. Ragazzi, grande Bud, onore a te. No, l'albergo?
dimenticavo di dirvi che a Berlino sono stato per lavoro e mi sono intrattenuto per qualche giorno e così, come avete potuto vedere dal video, ho avuto anche la possibilità di girare un po' la città, che chiaramente vi invito ad andare a visitare perché Berlino è una delle città più belle secondo me d'Europa. Ma la sorpresa di questo viaggio è stata che il ritorno in Italia l'ho dovuto affrontare in macchina, partendo proprio da Berlino fino a Milano per tornare nelle Marche. In questi 1500 km però ho fatto una tappa a Innsbruck, come potete vedere dalle immagini, e vi invito ad andarla a visitare, una città molto bella e interessante ai piedi delle Alpi austriache. Grazie se siete arrivati fino a qui per questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.